restare. Sì, in campionato siamo comunque attaccati a un treno che è quello comunque principale. Forci, alla fine, dai, che sto a fare interviste. E per quanto riguarda invece la partita di oggi, ti dico, non è una questione di uomini fino a un certo punto, perché avere il centravanti per noi è fondamentale, significa poter sviluppare una manovra che è quella più congeniale alla squadra. Quindi, secondo me, la squalifica di Davide pesa, le assenze di Forcina per i vari impegni pesano altrettanto, e quando c'è, si vede la differenza, perché comunque oggi ha tenuto il reparto tutto sulle sue spalle. Abbiamo giocato secondo me bene, ottimi scambi, Fatati si è mosso bene seppure era la prima partita. Devo dire che sono molto contento. Dispiace un po' per i gol presi, perché quelli sapete che ci teniamo tanto a avere un'ottima difesa, però nel complesso oggi ottima partita. Beh, quello, a parte che comunque un attaccante come Forcina viene temuto dalle squadre avversarie, quindi tendenzialmente non è mai, come dici te, soltanto il centrale che rimane, ma un atteggiamento di squadra che tende a essere comunque più coperta. E quello ci favorisce, perché meno uomini avversari ci sono nella nostra metà campo e più sarà facile difendere. E quello è il primo aspetto. Su Fabrizio, no, noi è inutile che ce lo nascondiamo, basta andare a vedere le ultime 2 stagioni. La Stella Azzurra lo soffriamo come campo, un campo dove non riusciamo a sviluppare la nostra manovra, dove abbiamo difficoltà a giocare, e credo che ci sia anche un piccolo blocco mentale, perché poi dopo tante partite dove va in difficoltà c'è la componente psicologica. È vero che siamo andati con una formazione che non era al meglio della condizione, però le assenze non sono mai una giustificazione quando si parla di Cotton Club. Sulla partita di oggi, nello specifico, credo che anche i minuti finali, quando c'era un attimo da spingere, Blandino ha preso la posizione abbastanza bene. Più che altro quel cambio è stato dettato dal fatto che molte occasioni capitavano sui piedi di Blandino. E quindi mi sono reso conto che i nostri esterni a quel punto avrebbero potuto far male. Mari ha tirato fuori come al solito il coniglio dal cilindro, perché ormai gli riesce benissimo ogni volta di sorprendermi, e sapete tutti quanto sono affezionato a lui come giocatore, e con un calcio di punizione stratosferico ci ha portato sul 3-1, che ci ha dato comunque possibilità di essere più tranquilli. Da Allora, centrale. noi in questo momento stiamo schierando una difesa dove i giocatori sono tutti e 3 centrali di difesa. Tinazzi è un centrale, Zampi è un centrale e Conti è un centrale. Ovviamente tutti e tre si mettono a disposizione della squadra, e i due che giocano sugli esterni mi fanno una cortesia. È una cortesia che fanno a noi, è una cortesia che fanno alla squadra, si mettono a disposizione e cercano di giocare al meglio delle loro possibilità. È ovvio che se chiedo a Conti di fare il sergino della situazione, sono pazzo io. Ovviamente se c'è a campo cerca comunque di creare superiorità, ma la nostra natura è quella di giocare con 3 difensori che in questo caso possano difendere al meglio la porta e far sì che poi la squadra in fase offensiva sia comunque più libera di fare certi movimenti, perché sappiamo che siamo sempre piazzati dietro. Allora, innanzitutto non posso non dire che effettivamente sono un po' Severini dipendenti, perché Severini è un giocatore di categoria all'interno della Lega e fa la differenza. Basta vedere i tabellini, a volte vedi 4-5 gol, e non sono tanti i giocatori all'interno della Lega Calcio 8 che hanno quegli score, che riescono a fare così tanti gol in una partita. Lui ha la capacità di muoversi, secondo me, in maniera intelligente. Questa è la qualità più grande di Severini. Però l'Italia, sebbene dipenda da quello, non è soltanto Severini. Quindi vedremo chi si presenterà al campo, vedremo chi saranno. Noi abbiamo il nostro gioco, è un modulo comunque consolidato, è un atteggiamento il nostro che è lo stesso, sia se giochiamo contro l'Italia, che giochiamo contro Checo, Eurobet o CJ. E ovviamente poi durante la partita sarà compito mio riuscire a trovare delle soluzioni che possano garantire magari una copertura maggiore se la situazione lo richiede, altrimenti giocheremo, e significa che abbiamo arginato bene l'Italia e abbiamo portato a casa 3 punti.